ragazzi, si passa da Ricky Bike Show al Party Ride. Buongiorno ragazzi, siamo a Livigno. Oggi c'è la prima tappa del Party Ride al Mottolino. Per chi non lo sapesse, quest'anno stiamo organizzando una serie di eventi per girare con voi, per girare tutti assieme, divertirci e gasarci. Questo è il primo evento, quindi è ancora tutto inedito per tutti. Stamattina ci siamo svegliati prestissimo, infatti sono ancora un po' addormentato. Abbiamo però una missione segreta adesso da compiere. In incognito, ragazzi, c'è la sorpresa dei 40 ski pass gratis e non dobbiamo assolutamente farci vedere alle persone fuori. Andali fuori, questo c'è un fan, c'è fuori un fan. In segreto. Non dovresti vedere questa scena. Salendo alle scale mobili. Ragazzi, è qui il punto delicato, è qui che siamo allo scoperto. È qui, Ivo, che dobbiamo agire e correre. Tutta questa corsa, ragazzi, perché per chi non lo sapesse, abbiamo organizzato questo evento con Foodswing, ragazzi, che ha deciso di regalare a ogni tappa del tour 40 bike pass. Cosa abbiamo dentro il riding kit, ragazzi? Shaker Foodspring, uno snacchettino per ognuno, adesivi CP Gang, free beer, il bike pass del Mottolino per la giornata di oggi. Come li distribuiamo? Ai primi 40 che arrivano. Se ci mettiamo giù al parcheggio, chiaramente, uno, facile. Due, avevamo paura di avere l'onda di gente e non saperli a chi dare. Rendiamo le cose più difficili. Siamo saliti qui sopra il Mottolino e adesso, molto semplicemente, storiella e vediamo i primi che arrivano. Chi sono i veri fan? Raga, questo è il welcome pack con dentro il bike pass di oggi. Noi siamo esattamente sopra la telecabina, sopra il Mottolino. Abbiamo qui 40 bike pass gratis, ragazzi. Chi viene a prenderli? Guarda i primi. 8:37, meno di 10 minuti per venire su, ragazzi. È il primo ufficiale. Ah, per voi non c'è. Non ce ne sono più. Esatto, non abbiamo fatto favoritismi per i ragazzi del parco, eh? Non gli abbiamo detto niente. Non iscrivetevi al canale, non mettete like. Oh, non scappare, dopo 11 e mezzo ci troviamo su. Ok. No, perché qua bike pass e vai e via. Abbiamo consegnato tutti i bike pass, ragazzi, 40 bike pass sono andati via subito praticamente. Si è messo a piovere, abbiamo tagliato la scena della pioggia, chiaramente. Adesso ha smesso, la gente sta iniziando a radunarsi, abbiamo avuto sfiga, non ha piovuto tipo per 2 mesi. Chiaramente si mette a piovere quando c'è il party ride, ma noi lo stesso andremo avanti. E la chicca che volevo mostrarvi prima di passare al riding diretto vero e proprio, al vero e proprio party ride, è, ragazzi, ragazzi, abbiamo fatto la maglia della locandina Party Ride proprio come le vere rockstar, come il tour. Abbiamo tutte le tappe, ragazzi, Mottolino, Monte Amiata e Monza Pizza. Chiaramente le persone che sono qua oggi possono già acquistare in anteprima. Voi che state guardando il video saranno disponibili online se non sono già finite. Controllate in descrizione. Io mi affretterei perché secondo me ce ne sono tantissime, quindi... Oh, ragazzi, 11:30 su, eh? Reagite un po', siete tutti zitti. Chi è che viene sulle 11:30 qua? Andiamo a annunciare un po' il party ride, che qua sono tutti spenti. Ciao, dove state andando? Al party ride 11:30 su. Ragazzi, ci va il Mottolino, ragazzi. Party ride alle 11:30. Pesce fresco. Si è pure asciugato. Atto di pirateria. 11:30 su al party ride, mi raccomando. 11:30 party ride in cima al Mottolino. Oh, si è riaperto. Sorry. Ah, ok. Non ho capito cosa c'è alle 11:30. Alle 11:30 non sta più party ride. Mi sa che Tino non ha capito che ora è. Tino sa cosa c'è alle 11:30? Dici che è il party ride alle 11:30?
sapete qual è lo spirito del party ride? 11:30 party ride, oh, raga, manca un minuto e mezzo, quindi ne approfitto per ringraziarvi tutti. Spingetelo, spingetelo il bambino. Un po' di coda! Attenzione, si entra in curva in 4 qua! Non c'è spazio qui! Bravo, porta la bandiera, è Mauro che attira l'attenzione! Scusate, che devo passare un'urgenza. No. Adesso c'è la Swrap Challenge, quindi chi ore svrappata vince un premio. Le busca da me. Nessuno ancora. Mi mancava già in giacca. Questa è la mia prima discesa dall'anno scorso, lo sai? Domani non ho più voce comunque. Domani ho finito la voce io. Ed è giusto che sia così, ma eccoli. Adesso c'è la gara sullo step up. Salto in lungo, ok? Vince chi arriva più lontano. Noi facciamo il segno per terra e vince chi arriva più lontano. Attenzione. Che sei andato un po' a cannone. Grande! Sì! Raga, da una gara salto in lungo a best trick è un attimo. Piccola pausina pranzo. Alle 15 best trick sul bag. Special trick sul bag. Bravo, best special trick sul bag. Mi raccomando, non si parla con la bocca piena. Allora ragazzi, ci siamo dispersi dopo il pranzo, quindi adesso stiamo cercando di raccimolare un po' le persone. Adesso ci sarà il best special trick sul bag. Nel senso che non è un classico best trick che fai quello che vuoi e vince il migliore trick, ma io ho deciso che loro dovranno fare almeno tire grab, cioè toccare con la mano la ruota anteriore, e da lì possono aggiungerci la combo che vogliono. Vediamo, un primo Simone Aceti subito. Ok, comincio. Qual è il trick base? Era quello. Mi raccomando, ragazzi, creatività. Yeah.
Che giornata impegnativa, veramente impegnativa, ma fighissima. Era partita un po' così perché c'è stato brutto tempo. E invece poi, quando siamo andati in cima a fare il party ride, eravamo veramente in tanti, ragazzi. Grazie mille di essere venuti, anche se il meteo non era dalla nostra all'inizio. Soprattutto la timidezza che c'era all'inizio, la gente che quando saliva non urlava, non parlava. Invece quando è iniziato proprio il trenino, il party ride, lì si è visto il vero spirito del mountain biker. Gira e si diverte e fa casino con tutti gli altri. Io vi ricordo che la prossima tappa sarà la Miata Freeride il 17 settembre. Quindi iniziamo a prenotare, non arrivate all'ultimo. E soprattutto magari anche chi non ha la possibilità di venire a nessuna tappa del party ride, ragazzi, online ci sono le maglie che abbiamo fatto in collaborazione con CP Gang, perché questa maglia esisterà molto probabilmente solo quest'anno. Se anche voi avete lo spirito del party ride, quindi girare tutti assieme e gasarvi, dovete avere questa maglietta, ragazzi.